E così, sotto primo numero 3590, sempre in formato flipbook, tornano i What If, in cui i personaggi disneyani interpretano i supereroi della Marvel. E così come nel primo What If avevamo Paperino, che interpretava Wolverine, anche in questo caso abbiamo di nuovo Paperino, che interpreterà il buon Thor, il potente dio dei tuoni e delle tempeste. In realtà il Thor della Marvel è leggermente diverso, come vedremo tra poco, rispetto al dio della tradizione mitologica norrena. Concentriamoci prima sulla storia. Questa è infatti basata su un soggetto di Steve Bailing, scrittore in particolare per l'infanzia, è stata scritta da Riccardo Secchi per i disegni di Lorenzo Pastronicchio. La storia in pratica è una parodia molto fedele dell'albo di esordio di Thor, Journey into Mystery numero 83, datato agosto 1962. Il personaggio era stato ideato da Stan Lee, dal fratello Larry Lieber e dal grandissimo Jack Kirby. E in effetti Pastrovicchio nel corso della storia ha esibito in alcune vignette un tratto squisitamente kirbiano, in particolare con i paperi di pietra provenienti da Saturno. D'altra parte, se andiamo a vedere nelle storie che ha disegnato in particolare per PK, vorrei ricordare che Moldro, che era effettivamente un personaggio sia nella stazza sia nel disegno del costume molto kirbiano. Il Thor della Marvel, come ho detto all'inizio, è leggermente diverso rispetto al Thor della mitologia norrena. Il dio del tuono e delle tempeste, infatti, non aveva soltanto il martello magico Mjolnir come arma magica, ma ne possedeva anche altre due: una cintura che aumentava la sua già possente forza e due guanti sempre magici che gli permettevano di sollevare il martello. Altrimenti, senza questi guanti, neanche Thor sarebbe riuscito a sollevarlo. E qui abbiamo la principale differenza con la mitologia tradizionale. Infatti, in questo caso, sul martello di Thor, nel caso cioè della storia di Lee e Kirby, grava un incantesimo dello stesso Odino, secondo cui soltanto una persona degna sarebbe in grado di sollevare il martello e quindi accedere ai poteri del potente Thor. Un'altra importante differenza, che è anche di livello storico, sta nel modo in cui Kirby ritrae il dio del tuono, ovvero con un elmo con le ali sulla testa. Storicamente, infatti, Thor non viene mai rappresentato proprio come i vichinghi con alcun elmo a protezione della testa. Non a caso, infatti, la nebulosa elmo di Thor, che si trova nei nostri cieli, accessibile con degli strumenti osservativi un po' più potenti dei nostri semplici occhi, è ispirata nel suo nome proprio ai fumetti della Marvel. Ok, non potevo rinunciare a questa specie di crossover con la scienza, con i supereroi, che dovrebbe ricominciare presto, quindi l'attesa sta per terminare, spero. L'elemento però più interessante della storia originale, che inevitabilmente è stato mantenuto pari pari nella storia disneyana, è che non è Thor quello che emerge dopo che il buon Dr. Blake è riuscito ad accedere al potere del dio del tuono, ma è appunto il Dr. Blake con il potere del dio del tuono, proprio come nella storia disneyana abbiamo Paperino che ha il potere del dio del tuono. E in entrambi i casi sconfiggono una razza di esseri di pietra provenienti da Saturno. Ovviamente ci sono delle piccole differenze, per esempio nell'atmosfera, che vengono subito osservate dai saturniani in questo caso. In effetti ricorderei che l'atmosfera di Saturno è ricca di idrogeno ed elio, che sono i due atomi più diffusi nell'universo. D'altra parte, Saturno è un pianeta gassoso con al suo centro probabilmente un nucleo roccioso. Di queste cose però parleremo un po' più diffusamente nella scena
Legends, con i supereroi in questo caso, quindi volevo semplicemente fornirvi alcuni spunti di carattere scientifico, visto che comunque stiamo parlando di Disney Comics e Science. Altro elemento che è rimasto uguale dalla storia originale è l'ambientazione in Norvegia. In questo caso, però, nel caso di Paperino e Nipotini, i nostri si trovano in Norvegia per via delle giovani marmotte, appunto, visto che quel poco qua devono fare uno studio, diciamo così, archeologico per guadagnare altre medaglie. Interessante comunque in questo senso come Secchi fa citare a Paperino la sua esperienza a Quacktown mentre sta menando con il martello i poveri saturniani rocciosi. Quindi di fatto Secchi si diverte anche a inserire una serie di riferimenti disneyani, oltre a riempire la storia di diverse gag che, diciamo così, un po' tengono basso l'umore esaltato di Paperino dopo il ritrovamento del martello del mitico Thor. Il prossimo What If invece sarà dedicato a Minnie, che questa volta interpreterà la Capitan Marvel dell'universo Marvel. In effetti di Capitan Marvel nella storia dei fumetti ce ne sono stati diversi, e uno pure non della Marvel, però di questo magari ne potremmo iniziare a parlare lanciando qualche spunto qua e là proprio nel prossimo video dedicato al prossimo What If, perché per intanto non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli relativi a questi What If marvelliani. Saluti a tutti!